La personalizzazione di iPhone è un argomento di grande, grandissimo interesse tra gli utenti, vista la recente introduzione di iOS 16 e di una schermata di blocco totalmente stravolta. Vi racconto quindi come elevare al massimo potenziale le vostre schermate, grazie a widget ed applicazioni pazzesche, ma non prima di aver lanciato la sigla. Credo che non esista modo migliore di raccontarvi questo video se non partendo da uno dei servizi più completi e funzionali, e con grande piacere che vi presento Quick Launch, un servizio must-have da aggiungere assolutamente alla vostra collezione. Primo su tutti, Quick Launch vi permette di aggiungere dei collegamenti rapidi a qualunque applicazione presente sul vostro iPhone. La procedura è semplicissima. Cliccate il più in alto a destra e selezionate il tab App. Oltre al nome dell'applicazione, dovrete anche assegnare un'icona, che può essere quella ufficiale del servizio, un simbolo o, perché no, anche un emoji, così da dare un tocco di felicità. Prestate poi attenzione a due fattori molto importanti. Il nome dell'applicazione sarà case sensitive, indi per cui dovrà essere riportato pedissequamente, con tanto di maiuscole ove necessario. In caso contrario, questo trucco non funzionerà. Quindi occhio alla penna. Secondo, questo meccanismo sarà effettivo soltanto una volta aggiunto un comando rapido dedicato, ma non disperate, non dovrete fare nulla. Lasciatemi spiegare. Durante la fase di configurazione, nella sezione Note in basso, sarà presente la voce Add Shortcut. Selezionatela, quindi cliccate su Aggiungi comando rapido ed il gioco sarà fatto. Questa procedura dovrà essere effettuata soltanto la prima volta. Poi basta. Il comando infatti verrà salvato e sarà disponibile per qualunque applicazione vogliate aprire. Adesso, recandovi nella schermata di blocco, scorrete fino a trovare Quick Launch e da qui selezionate la prima voce, nonché Open Stuff. Una volta aggiunto il widget, cliccate sull'anteprima e scegliete dall'elenco l'app di vostro interesse. Quindi procedete su fine e salvate tutte le modifiche apportate. Fate quindi la prova del 9. Cliccando sulle icone noterete come verrete automaticamente renderizzati alle applicazioni collegate. Una bella storia, non trovate? Seppur l'apertura delle applicazioni sia la funzione più conosciuta e quindi molto probabilmente anche la più utilizzata, beh, c'è tanto altro da raccontare. Quick Launch vi permetterà di lanciare siti web o URL nello specifico, evitandovi di doverli ricercare manualmente di volta in volta. Ma non finisce qui, anzi, c'è una chicca clamorosa da approfondire immediatamente. Mi riferisco alla possibilità di creare un collegamento rapido con una sezione specifica di Spotify. Come? Ve lo racconto subito. Aprite Spotify e selezionate un qualunque artista, album o playlist di vostro interesse. Una volta all'interno, cliccate sui tre puntini e scegliete la voce Condividi. Qui semplicemente optate per la voce Copia link. Recatevi ora in Quick Launch e all'interno della sezione URL incollate il link copiato poc'anzi. Modificate l'icona a vostro piacimento tra le mille possibilità offerte, tra simboli, emoji o immagini personalizzate. Quindi procedete su Add ed il gioco sarà fatto. Una volta inserito il piccolo widget all'interno della schermata di blocco, ecco che avrete un collegamento diretto e velocissimo con una sezione specifica di Spotify. E credetemi, quando si parla di artisti, brani o playlist del cuore, una funzione simile fa tutta la differenza del mondo. Senz'altro, quanto visto su Quick Launch è una bella, anzi bellissima storia, ma vi posso assicurare che i confini si possono ampliare ulteriormente. Facciamoci quindi aiutare da Lock Screen 16, un servizio totalmente gratuito da scaricare istantaneamente. La prima peculiarità meritevole della vostra attenzione riguarda la possibilità di inserire dei contatti rapidi all'interno della schermata di blocco. Peraltro, l'utente avrà modo di personalizzare l'azione collegata al click, scegliendo tra una semplice chiamata, un messaggio o, perché no, una chiamata FaceTime. Una funzione comodissima sia nella propria sfera lavorativa, magari con il contatto di un collega, di un cliente o di un fornitore, sia nella propria vita privata, nella propria vita personale, con l'inserimento dei contatti dei genitori,
di fratelli o sorelle, o perché no, se presente, anche della vostra dolce metà. Avete una frase a cui siete particolarmente affezionati? Beh, grazie all'Lock Screen 16 potrete impressionarla definitivamente nella vostra schermata di blocco. La procedura, peraltro, è semplicissima. Nell'app selezionate Text plus Emoji. Poi nella sezione dedicata inserite la frase di vostro interesse. Come fare per visualizzarla? Niente di più semplice, tranquilli. Selezionate il widget sopra l'ora. Quindi scorrete fino a trovare la sezione dedicata a Lock Screen 16. Cliccate su Custom Text ed il gioco sarà fatto. La frase comparirà proprio a fianco della data corrente e rimarrà lì. Promesso. Non dobbiamo scordarci nemmeno delle meravigliose GIF animate, che seppur tutt'altro che utili da un punto di vista funzionale, hanno grande, grandissimo senso di esistere in termini di originalità. I preset offerti sono tanto stupendi quanto minimali e credo valga la pena concedere loro almeno un tentativo, sia pur per genuina curiosità. Le ricorrenze importanti meritano di essere celebrate con la giusta attenzione ed in questo compito vi aiuterà Conto alla rovescia, il cui nome non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Il processo di creazione di un conto alla rovescia è semplicissimo. Oltre al titolo non dovrete fare altro che specificarne la data e l'ora. Chiaramente in un'ottica di personalizzazione l'app vi permetterà di selezionare un'icona o un emoji a vostro piacimento, così da collegare l'evento a qualcosa di simbolico. Abbiamo gettato le basi per capirne il funzionamento. Adesso non ci rimane che approfondire l'aspetto principale di questo video, nonché i widget nella lock screen. Conto alla rovescia offre due stili differenti, riportando il classico countdown espresso in giorni, ore e minuti, oppure mostrando una percentuale di completamento. In termini di dimensioni avrete l'imbarazzo della scelta. Potrete optare per una visualizzazione più compatta, oppure perché no puntare direttamente al widget esteso, senz'altro più informativo. E non finisce qui, potrete sfruttare anche lo spazio poco sopra l'ora, affiancando il conto alla rovescia alla data corrente. Personalmente credo abbia grande senso di esistere e permetterà a tutti voi di sfruttare questi spazi in modo utile ed efficace. Prima di continuare con il video ti rubo giusto una ventina di secondi per ricordarti di iscriverti al canale attivando la campanellina. Sono due azioni totalmente gratuite ma che mi aiutano moltissimo a crescere e a investire su questa piattaforma. Quindi per cui, qualora tu non l'abbia ancora fatto, mi raccomando, ti aspetto a bordo. Grazie! Chiunque abbia necessità di una buona dose di motivazione giornaliera adorerà per l'appunto Motivation, un servizio clamoroso che diventerà fondamentale nella vostra quotidianità. Motivation sarà un vero vulcano di frasi motivazionali di ogni genere e diventerà utilissima in tutti quei momenti dove un po' di sano incoraggiamento non guasta mai. La grafica è essenziale e arriva dritta al punto senza fronzoli o amenità di altro genere. Sarà sufficiente scorrere per scoprire citazioni sempre nuove. Le migliori potranno essere contrassegnate come preferite e verranno raccolte all'interno di una sezione dedicata. E quanto più utilizzerete questa funzione, quanto più il servizio vi proporrà frasi motivazionali inerenti ai vostri gusti. Queste favolose citazioni conquisteranno anche e soprattutto la vostra lock screen, peraltro in modo elegante e raffinato. Le possibilità di personalizzazione sono molteplici e oltre alla scelta delle categorie potrete modificare la frequenza di aggiornamento o ancora il font da utilizzare a seconda dei vostri gusti e delle vostre preferenze. Tutte funzioni queste che vi permetteranno di cucirvi addosso, perdonate il francese, lo stile migliore, il vostro stile preferito. E credetemi in parola, accontenterà tutti i gusti. Abbiamo spaziato all'interno di 1000 categorie e caspita, credo che sia ormai noto a tutti che esista un widget per tutto, letteralmente per tutto. Ed è proprio forte di questa affermazione che voglio raccontarvi Home Widget, un servizio che vi permetterà di controllare la domotica direttamente nella vostra lock screen. La configurazione degli accessori HomeKit è semplicissima e non dovrete fare altro che abbandonarvi alla procedura guidata offerta proprio dall'app. Prendiamo come esempio una lampadina smart, la più semplice, la più lineare di tutte. Una volta selezionata potrete anche personalizzarne l'azione,
grazie a un buon numero di preset personalizzati. Oltre al classico on-off, potrete programmarne l'accensione o lo spegnimento con un ritardo di 5 secondi, o ancora sfruttare funzioni quali il variatore di luminosità o, perché no, il cambio del colore. Di widget ne abbiamo soltanto uno. Ma credetemi, sarà tutto ciò di cui avremo bisogno. Potrete considerarla come una scorciatoia diretta nella vostra schermata di blocco, che grazie a semplici tap vi permetterà di interagire con l'accessorio. Funziona davvero? Sì, e come se funziona. La mia esperienza di queste settimane non mi ha fatto evidenziare alcun problema o ritardo di sorta, rendendo ancor più piacevole l'utilizzo. Conclusa questa ricca disamina collegata alla lock screen, credo sia necessario approfondire anche solo in modo superficiale la personalizzazione collegata alla homepage. E proprio per l'occasione ho deciso di realizzare con grande impegno e dedizione un widget multifunzione dalle grandi potenzialità. Ma partiamo dalle basi. Per la configurazione e per la modifica avrete bisogno di Widgi, un'app gratuita davvero incredibile. Chiaramente per vostra comodità vi lascio il link qua sotto in descrizione, quindi per cui non dovrete fare altro che cliccare, scaricarla e tornare subito qui. Prima di procedere alla configurazione ci tengo a raccontarvi questo widget. Per primo avrete una visualizzazione delle previsioni meteo attuali e per le 3 ore successive, con tanto di temperature. Ancora, oltre alla data odierna, avrete accesso al prossimo evento sul calendario, con titolo, data e ora dell'appuntamento. In più, per essere completi al 100%, avrete una sezione dedicata ai promemoria, così da non scordarvi delle faccende più importanti. Ma non finisce qui, viene integrato anche Shazam per il riconoscimento dei brani, quest'ultimo utilissimo soprattutto quando si è in giro, e ci sarà un collegamento diretto anche con l'app orologio, questo per le sveglie ed eventualmente per i timer. Per ultimo, come bonus a chiunque non piaccia la percentuale batteria di iOS 16, troverete un'anteprima della percentuale residua su iPhone. Chiunque voglia divertirsi ed avventurarsi potrà replicare manualmente questo widget, magari dando anche un proprio tocco personale, sperimentando e trovando delle soluzioni ancora migliori. Al contrario, qualora vi piaccia questa grafica e questa impostazione nello specifico, non dovrete fare altro che recarvi nel link qui sotto in descrizione. Da lì potrete duplicare il mio widget ed utilizzarlo liberamente, senza addentrarvi nei dettagli grafici. Tuttavia, capiamo ora come configurarlo correttamente e soprattutto come ottenere lo sfondo trasparente. Per questo devo prima chiedervi una cortesia. Una volta scelto il vostro sfondo preferito, effettuate un long press ovunque nella schermata home per entrare in modalità jiggle. Spostatevi tramite swipe da destra verso sinistra in una pagina vuota, senza icone. Adesso effettuate uno screenshot, che ci sarà molto utile tra poco. Una volta cliccato il link in descrizione, dovrete garantire tutti i permessi al calendario, ai promemoria e alla propria posizione attuale. Fatto questo, cliccate su Importa. Quindi, una volta importato, recatevi nella sezione Crea. Selezionate il widget e scegliete la voce Modifica. Qualora sia la prima volta che apriate l'app, potreste trovare alcune guide e tutorial dedicati, che comunque, consiglio spassionato, vi consiglio di seguire già anche solo a scopo formativo, a scopo di formazione e di crescita personale. Poi in caso saltateli non c'è problema, ma consiglio personale, comunque leggeteli che non fa mai male. Una volta giunti nella schermata, procedete sull'icona del più a sinistra e selezionate Immagine. Nella sezione dimensione utilizzate il più per aumentare la grandezza sia dell'asse X sia dell'asse Y. Dovrete fare in modo che l'immagine occupi tutta la grandezza del widget, quindi per cui dovrete abbondare fin tanto che non vi permetta più di andare oltre. Nel mio caso, come reference, il valore è di 1600x1600. Spostatevi ora nel secondo tab chiamato Immagine. Qui dovrete selezionare Widget, poi scegliere la voce Sfondo trasparente alta qualità. Si aprirà una finestra di dialogo e grazie alla voce Aggiungi sfondo
selezionate lo screenshot precedentemente creato. L'app genererà automaticamente l'immagine entro qualche secondo, quindi attendete pazientemente. Non vi resta che tornare indietro tramite la freccia dedicata e cliccare su Modifica. Selezionate il livello immagine creato poc'anzi e trascinatelo verso il basso, facendolo diventare l'ultimo layer. Capiamo quindi come inserire questo widget all'interno della propria schermata home. Tornate indietro e confermate tutte le modifiche effettuate. Poi spostatevi nel tab Gestisci. Scorrete fino a trovare gli slot dei widget grandi e selezionate il grande cancelletto 1. Quindi scegliete il widget e confermatene la posizione nella finestra successiva. Ora potrete chiudere Widget e aggiungere un nuovo widget seguendo la classica procedura. Ricercate la voce Widget e scorrete fino a trovare il grande hashtag 1. E signore e signori, ce l'abbiamo fatta! Il vostro nuovo e favillante widget sarà finalmente disponibile nella vostra schermata home. Punto numero 2. L'icona della sveglia, che come spiegato rimanda automaticamente all'app orologio, necessita di un semplicissimo comando rapido per funzionare. Ma niente panico, vi spiego subito come fare. Aprite per l'appunto l'app Comandi Rapidi e selezionate il più in alto a destra. Aggiungete una nuova azione e ricercate la voce Apri app. Cliccate quindi su app e dall'elenco proposto cercate orologio. Adesso non vi rimane che rinominare il comando. Nella parte superiore cliccate sulla freccetta e scegliete la voce rinomina. Qui inserite apertura orologio, scritto proprio con questa esatta dicitura. Il gioco è fatto. Adesso, provando a cliccare sull'icona della sveglia, ecco che verrete automaticamente renderizzati proprio all'interno dell'app orologio, così da avere accesso alle sveglie ed eventualmente anche ai timer. Prestate attenzione che qualora vogliate cambiare sfondo in un secondo momento, cosa peraltro più che legittima, dovrete ripetere la procedura. Ma tranquilli, vi spiego come fare. Effettuate un nuovo screenshot come spiegato poco fa. Poi nel tab Gestisci cliccate su Imposta sfondo trasparente in alto ed inserite il nuovo screen. Fatto e finito, semplicissimo. E questo è quanto, amiche ed amici miei. Ci è voluto del tempo, un po' di studio, anche l'ottimizzazione grafica per cercare di renderlo quanto più carino e quanto più visivamente appagante possibile, ma credetemi, ne è davvero valsa la pena. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e vi ricordo ancora una volta il link per avere questo widget nello specifico, lo trovate in descrizione. Bene? Bene. Ma amiche ed amici miei, anche questo video è giunto al termine. Video che mi ha richiesto davvero moltissimo lavoro di ricerca e di realizzazione, ma sono felicissimo di avervi portato dei contenuti che sono certo possono incontrare il vostro gusto. Davvero sono applicazioni utili e che potranno essere facilmente spendibili nella vostra quotidianità. D'altro canto, come sempre, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e mai come in questi casi di condividere il video con chiunque abbia un iPhone. La personalizzazione piace a tutti, questo è un argomento molto caldo, molto attuale, quindi sono certo che, bene o male, tutti i possessori di iPhone possano trarne grande vantaggio. Noi, come sempre, ci diamo appuntamento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao!